adoperando sevizie e agendo con particolare crudeltà, approfittando di circostanze sia di luogo che di persona, e nello specifico della condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa affetta da ritardo mentale di media gravità, nonché delle condizioni di isolamento sociale e familiare a cui l'avevano costretta unitamente alle condizioni di omertà generale nell'ambiente circostante, mediante un costante clima di minacce e terrore, idoneo a ostacolare la pubblica e privata difesa, con reiterati atti di gratuita e di inaudita violenza, percosse, ingiurie, minacce, molestie, condotte di prevaricazione e continue vessazioni, maltrattavano la signora Marzia Capezzuti, loro convivente ormai da anni. È quanto emerge dall'avviso di conclusione delle indagini notificato dalla Procura di Salerno in relazione alla morte di Marzia Capezzuti, la giovane milanese di 29 anni scomparsa l'8 marzo 2022 e ritrovata senza vita in un casolare abbandonato a Ponte Cagnano Faiano, Salerno, nell'ottobre successivo. La ragazza aveva deciso di trasferirsi in Campania per vivere con il fidanzato Alessandro Vacchiano e la sua famiglia. Tuttavia, nel 2019, Alessandro era deceduto, forse a causa di un'overdose, lasciando Marzia sola presso la casa di Barbara Vacchiano, la sorella del compagno, dove ha iniziato ad affrontare un vero e proprio incubo. Barbara, convinta che Marzia fosse la causa della morte del fratello, l'aveva condannata a una vita di sofferenze. Secondo quanto descritto dagli inquirenti, Marzia aveva subito per anni maltrattamenti, restrizioni della libertà e il furto della sua pensione di invalidità. Il 19 aprile scorso, Barbara Vacchiano è stata arrestata insieme al compagno Damiano Noschese e al loro figlio quindicenne. Gli inquirenti sostengono che i tre avrebbero manipolato la giovane, sottoponendola a vessazioni fisiche e psicologiche per appropriarsi della sua pensione. Nel momento in cui le forze dell'ordine iniziarono a condurre le indagini, i tre individui arrestati avrebbero cercato di farla scomparire definitivamente. Barbara Vacchiano e il compagno sono attualmente detenuti con l'accusa di omicidio, compresi reati quali il rendere la giovane incapace di intendere e volere contro la sua volontà, attraverso maltrattamenti e violenze. La coppia è altresì imputata per sequestro di persona, indebito utilizzo di carta di debito e occultamento di cadavere, tutti perpetrati in concorso. Il figlio minore è già sotto processo, ma al momento è in attesa di una perizia psichiatrica e fonica per quanto riguarda il messaggio in cui avrebbe confessato il delitto alla sorella. Nel frattempo, rimane aperto il fascicolo riguardante gli altri due figli, Vito e Anna Maria, indagati per maltrattamenti insieme ad altre due persone estranee alla famiglia. Nell'avviso di conclusione delle indagini, la Procura di Salerno rivolge accuse gravi, in particolare lo stato di omertà generale ingenerato nell'ambiente circostante, mediante un costante clima di minacce e terrore idoneo a ostacolare la pubblica e privata difesa. Si sottolinea che le violenze si consumavano anche davanti all'ultimo figlio della coppia, un bambino di soli 7 anni. La procura evidenzia che Marzia non godeva nemmeno della libertà di scegliere cosa mangiare. Tra i numerosi episodi di violenza, gli inquirenti ricordano un momento in cui la giovane fu colpita con uno schiaffo da Barbara semplicemente per aver osato prendere una mela. Il cibo di Marzia, inoltre, veniva costantemente condito con ingenti quantità di peperoncino, rendendolo praticamente immangiabile. Anche dopo la tragica morte di Marzia, qualcuno continuò ad intascare la sua pensione di invalidità. In un video si può osservare una persona che preleva denaro della ragazza presso uno sportello bancomat. Nicodemo Gentile, presidente dell'associazione Penelope e avvocato della famiglia di Marzia, ha dichiarato: «Quella di Marzia è una storia di un'indicibile crudeltà. Gente senza cuore ha approfittato di lei. L'hanno violentata e maltrattata in ogni modo prima di ucciderla. È stata costretta a una fine orribile. Noi e i familiari ci auguriamo che le persone che hanno fatto del male a questa donna indifesa finiscano quanto prima in carcere per tutta la vita».